L'equipaggio, composto dal siciliano di Agrigento Valerio La Rosa e dal livornese Giacomo Morganti, su Renault Clio 1006 della Rally Point, ha vinto domenica 22 novembre la seconda edizione del Rally Round di Pomarance, corsa sulla lunghezza dei quattro passaggi previsti sulla prova speciale Valle della Trossa, nell'Alta Val di Cecina. Una competizione avvincente, quella corsa nell'intero arco della giornata di domenica, che già dai primi chilometri di gara ha prodotto un mix avvincente di sport e spettacolo davanti a moltissimi appassionati. Il 31enne agrigentino, già protagonista a Pomarance lo scorso anno, dove ha colto un ottimo settimo assoluto al debutto su queste strade, ha vinto dopo una battaglia senza esclusione di colpi. La Rosa, al debutto con la vettura francese, ha preso il comando della gara già dalla prima prova speciale, riuscendo a rintuzzare gli attacchi decisi dell'esperto lucchese Mauro Lenci, navigato da Spinetti, giunto secondo a soli due decimi con la sua Peugeot 306 Rally Gruppo A. Lenci, con la seconda prova speciale, era anche passata al comando, ma il futuro vincitore ha dato il meglio di se stesso nei restanti due appuntamenti con il cronometro, riuscendo a rimanere freddo quando l'altro premeva con insistenza. Una gara difficile, ha commentato il pilota all'arrivo. La vittoria è sempre stata in discussione, segno del grande livello dei miei avversari. Ringrazio il mio copilota e dedico la vittoria, la prima in carriera, a mio padre, scomparso recentemente. Terza piazza assoluta per il meritevole pisano Michele Rovatti con la piccola Peugeot 106 Gruppo A, sulla quale era navigato dal cugino Giorgio. Rovatti ha impressionato per la sua forza con una vettura decisamente inferiore a chi lo ha preceduto e dal termine, sotto la bandiera a scacchi, si è meritato gli elogi da parte di tutti gli avversari. Fuori dal podio la lotta è stata ugualmente serrata con gli spezzini Claudio Arzà su Peugeot 306 Rally e Giuseppe Iacomini su Subaru Impreza N12 a movimentare la situazione con un duello all'arma bianca, dal quale ne è uscito vittorioso il primo dei due alla sua terza gara in carriera, proprio in coincidenza con la prova finale, sopravanzando l'altro nell'assoluta, anche in questo caso di soli due decimi di secondo. Sesta piazza assoluta con una Renault Clio Williams Gruppo A per l'alessandrino, ma ormai maremmano d'adozione, Matteo Ricaldone, davanti alla Renault Clio Super 1006 del lucchese Egisto Vanni, pesantemente rallentato da problemi ai freni e all'interfono della sua Renault Clio Super 1006, con la quale ha rischiato anche grosso durante la terza prova con un'uscita di strada. Ottavo assoluto e primo della classe R3, Nicola Paolinelli con la Renault New Clio Sport, autore di un'altra ottima gara. Nono il livornese Moreno Morelli con la Mitsubishi Lancer Evo 9 e chiude la top 10 il fiorentino Leonardo Santoni. Sfortunatamente
fortuna invece per l'attesissimo Paolo Bettini, di nuovo al via di un rally con la Renault Nucleo Sport R3 della Rally Point. Dopo un avvio arrembante, l'ex olimpionico, affiancato da Luca Berruggi, è stato prima rallentato da un lungo nella seconda prova e poi la trasmissione della 2 litri francese, sollecitata oltremodo nel tentativo di tornare in strada dopo l'uscita nella prova precedente, lo ha appiedato sulla crono successiva.